Amici del blog isegretidimatilde.com, in un dedalo di curve in salita, ma molto in salita, raggiungo in macchina un'altezza di 949 metri sul livello del mare, la Rocca delle Querce, dove sorge Caltabellotta, una delle più antiche cittadine siciliane, non molto lontano da Agrigento. La storia millenaria di Caltabellotta è fatta di invasioni e dominazioni, prima gli antichi romani, poi i saraceni, quindi i normanni. Campeggia nel punto più alto lo spuntone noto come Pugno di Giove, nella cornice fiabesca delle pendici del Monte Castello, la Cattedrale dell'Assunta. Chiesa fatta costruire intorno all'anno 1000 per ricordare la vittoria sui musulmani, mi colpisce la struttura muraria, pietra viva su cui resta impresso lo stile romanico, normanno e arabeggiante, una pianta basilicale a tre navate, simbolo della Santissima Trinità, sorretta da 12 colonne che ricordano gli apostoli. La scalinata mi lascia senza fiato. Quindi, amici del blog isegretidimatilde.com, nonostante il fiatone, vale proprio la pena. Siamo proprio sopra i monti e in lontananza il mare, bellissimo, con questo cielo che ci accoglie. Gradini fino al portone d'ingresso della chiesa in cui si sono certamente fermati i cavalieri templari. La storia non mente. Mi sono immaginata la polvere alzata dagli zoccoli dei cavalli di questi monaci combattenti che indossano il mantello bianco con la croce rossa sulla spalla sinistra proprio verso il cuore. Il rosso è il sangue di Cristo. Loro difendono i luoghi della cristianità dagli infedeli. A detta di molti esperti, il dipinto sulla volta della sagrestia all'interno della chiesa raffigurerebbe un santo con il Sacro Graal. Sì, il calice in cui viene raccolto il sangue di Gesù crocifisso. Ma Pasquale Zito, vigile urbano, con mansioni turistiche del comune di Caltabellotta, un signore, devo dire, amabile e sorridente, mi ha mostrato, amici del blog isegretidimatilde.com, un'inedita acquasantiera all'interno della cattedrale, in pietra calcarea, dura, di colore rosato, sulla quale ci sono dei bassorilievi che testimoniano sì proprio il passaggio dei templari, dice Pasquale Zito. Vediamo se sono stata brava nella ripresa. In basso rilievo c'è la croce dei templari, il tau francescano, le rune ideografate che rappresentano la famiglia, la fede e la morte, le chiavi del regno di Pietro e la palma con i datteri, simbolo dell'eternità. Pasquale Zito mi fa capire che la simbologia numerica impressa sull'acqua santiera evoca una specie di mappa, sì, per identificare il luogo dove è custodita la preziosa reliquia del Sacro Graal. Il suono delle campane, lo sentite? Custodite nella torre campanaria, staccata dal corpo murario della chiesa, sembrano quasi voci umane e il mistero del Sacro Graal resta vivo tra quelle rocce calcaree.